Bella a tutti ragazzi, qui Tyler per Damon Generation X. Siamo qui per il terzo episodio, come potete vedere anche dalla maglia. E vi chiederete perché non siamo nell'afterino. Beh, perché l'afterino è in ristrutturazione, tornerà dal prossimo episodio. Nel frattempo ci troviamo qua nel mio salottino per fare una battaglia che presenterà quello che finalmente ho deciso sarà il mio main. Main sarebbe il personaggio che conoscete di più, che sapete che su quale contare quando dovete fare un torneo o una partita importante. Oggi ve lo presento ed è niente poco di meno che Maurizio Costanzo. Basso, ciccione, quindi postato, posticcio, e non lo sposti lì neanche a morire. Oggi lo proveremo online contro un mio amico, si chiama Grid, lui usa Little Mac e Ike. Mi conosce bene, quindi sarà veramente difficile spuntarla perché siamo sempre lì, sempre a bastonarci a vicenda. Vedremo come andranno i match di oggi. Let's do this. Oh my god, Little Mac sul suo ring e io sclero perché Little Mac mi sta sul cazzo, perché tu gli fai una mossa e sto stronzo non se ne fotte, cioè tu lo colpisci e lui è come se non avessi colpito. Happy Feet. Adesso però mi gusta. Belli ritmo Costanzo. Wow. Ragazzi, se Costanzo prende il ritmo siete fatti di tutti. No, questo lì non faccio. No, così non faccio. Anche lì per me prende il ritmo però. Questo mi piace. Guardate come lo smesho. Smash di qua, smash di là. Ah ragazzi, prima che mi dissiate, lui è morto, ok? Perché Little Mac, ragazzi, Little Mac appena si allontana dal bordo muore. Ma prima che mi dissiate, vi devo dire che Maurizio Costanzo l'ha usato così, ovvero col più più, vedete, sentite la potenza del più più? Perché, vi chiederete, bisogna usare il più più mentre mi sto facendo il culo? Perché bisogna spammare il più più? Non è da noob. No, non è da noob, è perfetto. Il più più è una mossa perfetta. Perché il più più si chiama spacing, ovvero tiene le distanze dagli stronzi. What the fuck? Qua c'è stato un bug clamoroso. Comunque, il cazzo di più più tiene le distanze dai pezzi di merda. Perché vedete, lui non si può avvicinare senza che lo voglia. Vedete, è una figata il più, bisogna rispettarlo. Ma che roba che è, di qua. Oh, occhio che ha KO. Dio Cristo. Per chi non lo conoscesse, il KO, beh, come non conoscerlo, è la mossa che uccide con un cazzo di colpo. Tu puoi avere anche minchia zero e ciao. No, in realtà non so se puoi avere 0, però minimo 30, tipo 40, quindi ciao a tutti. Ah, lui è veramente bravo perché non è come i Nambi che fanno subito di su, lui sa proprio usare anche il wall jump per tornare su. O comunque l'ho fottuto lo stesso con questo smash basso. Merda. Boom! E che arriva? Ok ragazzi, vi piace o no questo Maurizio Costanzo spaccaculi, eh? Yes! Maurizio Costanzo sei il mio amore, ragazzi. Maurizio Costanzo è il mio love. Guarda, è Pepe! I'm in love. Papà! Dobbiamo diventare un po' imprevedibili, perché lui, conoscendomi da tanto, sa un po' quello che faccio. E noi dobbiamo fotterlo sul fatto che dobbiamo fare quello che lui non si aspetta. Non questo, io. Calma raga, anche qua la partita è tutta aperta. Ok. Cosa fai? Ho aiutato. Occhio che capo! Cazzo, non me ero accorto che aveva il capo. Mi si sono gelate le orecchie. Sto giocando un po' male, questa è l'ultima vita. E l'ultima vita è quella che conta, quindi sono proprio un rincoglionito. Ma no, mancarlo perché non ci arriva. Pow, pow! Bugissimo!
carichiamo un po' il mosso, qua carichiamo un po' il cannone. Quanto schifo fa la sacra singola, madonna. Beh, no! Come fai a mancarlo? E poi perché uno del fire a 2 metri? Vabbè, che togli 10. Eccomi! No! Oh, siamo nella merda, raga! Siamo nella merda! Siamo nella... No! Il cannone! No! Resisti, Costanza, resisti, resisti! Porco tuo! Oh! Eccolo! Porco no! Oh! Abbiamo perso da eroi! Abbiamo perso da eroi perché io odio Little Mac. Se c'è un personaggio che faccio fatica a combatterci contro Little Mac. Però ci siamo giocata bene e adesso che abbiamo capito come funziona andiamo a fargli il culo, cazzo! Ok, niente scuse adesso. O si vince o si perde, se perdiamo siamo delle seghe. Se vinciamo invece ce ne possiamo giocare anche con lui. Partiamo molto male, ovviamente, perché se partiamo bene sarebbe l'evento del canale. Guarda che roba, manco anche... No, 44-0, uno score pessimo, schifoso. Pessimo! Laga anche! Eccolo che errore. No, non va niente, solo lag. Solo... Ok, adesso ci riprendiamo. Rischioso! Fuoco, non va il fuoco neanche, non lo prende neanche. Ok, dai. L'errore che funziona. Guarda che non colpisce. Ok. Dobbiamo prendere un po' il ritmo, ovvero capire quando lui sbaglia. Eccolo. Dio, proprio quando ho mollato il... Eccolo qua! Ma no! È lì! Rischioso! Ma non fare che ne mossi lì a caso, non volevo farla, questa volevo fare, bene. Questa mi è piaciuta, attenzione! Ne gusta! Ne gusta! È una perla! Ragazzi, il fire di Costanzo toglie 10 a botte. Porca troia, questo toglie tutta la... È morto! Ha usato troppo ed è morto. Ok, quindi parità. Ok, va bene così. Un bel smashone in faccia, non ci sta mai. Ok, siamo... fuoco in faccia. Ma guarda che non lo prende, si è proprio obeso. Ok, questa mossa mi piace tanto, però non si può usare sempre, perché sennò rimani lì come un pero. Tipo adesso. Dall'altra parte, Maurizio! Piu, in faccia. Ma colpiscilo, che è lì che ti aspetta! Ok. Aspetta, facciamo anche sbagliare magari. Proprio a pelo. No, ma peccato. Ha usato troppo, Ragazzi, cosa è che non si può usare tanto? Io quindi lo provoco in modo che lui venga ad usare, tipo adesso. E guardate, no! Volevo saltargli addosso, ma non è saltato, ma sono ancora vivo, adesso guardate. Sono morto con onore. Perché gli ho tolto un ventino. Che adesso lui mi fa subito fuori. Guarda, infatti. No, dai, non facciamo incidere anche subito. Eccolo qua. Bene. Madonna, questo laghetto. Fuoco! Fondamentale, ragazzi, il ventello di prima. Mi permette di avere un distacco valido. Ciao, distacco. Non male. Sì, alla fine l'ho preso. Il fuoco finale. Dai che è lì, colpisci lo fuoco. Sì che ci siamo. Lo sentite, ragazzi, il ritmo?
ma non... E invece pensavi, e voilà, lo sentite il ritmo? Lo sentite il ritmo, ragazzi? Guardate che non mi prendo più. Non perdiamo il ritmo. Schifoso, non perde il ritmo. Mauri! Focoli! Sì, col fuoco. Dai per reale! Ciao! Easy boy, questa ci stava. Vedete ragazzi, Maurizio Costanzo si inizia a prendere il ritmo, è infottibile. Se Maurizio Costanzo inizia un po' a capire le tue mosse e prendere il ritmo, non lo fotti ragazzi. Vi ho presentato il mio main ragazzi, Maurizio Costanzo Show, che si può trasformare volendo anche in Umberto Smile e altri ciccioni che ci piacciono. Se qualcuno ha creato dei miei ciccioni da usare, me li passi, che così magari useremo magari la prossima puntata Umberto Smile, la gente così. Anche questa volta ragazzi la siamo cavata, una partita l'abbiamo vinta, quindi abbiamo dimostrato che ci siamo, siamo forti, siamo tosti, siamo pronti a fare il culo. Maurizio Costanzo è una belva, io oggi l'ho usato anche maletto, ma fidatevi che quando sono in giornata con Maurizio Costanzo non ce n'è. Nel frattempo volevo ringraziarvi perché abbiamo superato i 1000 iscritti. Sto preparando uno speciale per voi, stupefacente. Preparatevi che tra un po' non ci capirete più un cazzo. Quello che sembrava un canale di gaming serio diventerà un ma che cazzo. Voi non smettete di commentare i video, perché ragazzi, se faccio video nessuno commenta, che cazzo faccio video a fare, ok? Le views, ma a me delle views non me ne sbatte un cazzo. Voglio che parliate, voglio che diciate che cazzo avete in mente quando guardate i nostri video. Da Tyler Strikes è tutto per Diamond Generation X. Ci vediamo al prossimo episodio, che si torna nell'afterino a fare il culo. Bitch! Ma siete state of mind, le bon al mic. Su sta merda resto a galla come l'hydrobike. Mio corpo morto ancora in giro come Mike. Faccio puro ego trip, cammino in aria come Gold Knight. Dammi cura di me, fammi corone di spine. Inclina ad ogni suono e stile, sono la sesta fonte del sublime. A mio concetto fai la sauna di rima. Ragazzino che mi ascolta, lascio il trauma infantile.